E ciao a tutti ragazzi, e ovviamente buon anno, primo video dell'anno sulla mappa Italia, perché ovviamente è domenica e quindi anche, oltre agli auguri di buon anno, una buona domenica. Spero abbiate passato bene, insomma, cenone, non so se siete rimasti svegli aspettando il nuovo anno, non lo so, comunque in ogni caso spero sia andato tutto al meglio. Riprendiamo ovviamente con la programmazione, ve ne ho parlato ieri col video auguri fine anno nonché riassuntivo delle cose del 22 e dei buoni propositi del 23 sul discorso programmazione, video eccetera. Speriamo insomma vi sia piaciuto, altrimenti avete anche quello lì da guardare in caso nel mentre digerite panettoni, pandori e cotechini. Almeno spero insomma abbiate anche mangiato bene, io in questi giorni mi sono dilettato i fornelli facendo di tutto e di più, e difatti anche l'ago della bilancia si è accorto di questa cosa, però vabbè, un nuovo anno siamo buoni e bravi e vedremo insomma di non sforare oltre e tornare insomma con meno calorie. Qua vi dico subito, iniziamo bene l'anno, non mi entrava più l'inversore, non so il motivo. Ho un nuovo sistema anche per cambiare le gambe, tutta una cosa un po' da nonno Nixo, e allora mi sono dovuto arrangiare con la retro. In più, come sapete, ogni volta questo Fiat dà un po' di scherzetti, bisogna ripristinarlo con la Easy Development Controls. Ma bando alle ciance, torniamo col format che conoscete della mappa Italia, che prevede di discutere brevemente cosa è successo sul canale dall'ultimo episodio della mappa Italia. Ne sono successe tante, perché ho chiuso la serie in Trentin, ma per l'anno scorso, riprenderà ovviamente venerdì, ci sarà un nuovo video. Ho portato ben 24 video del calendario dell'avvento, alcuni ovviamente hanno anche vinto bei premi, diciamo, gli altri che non hanno giocato, non lo so il motivo, forse non hanno ascoltato, non hanno capito, non lo so, però in caso all'anno prossimo. Vi ho portato il Binard Project, la super mod, cioè mod, in realtà è un pack di mod, quindi è un DLC praticamente di SMI modding per il vigneto, ma ne parleremo dopo perché parleremo anche di tutte le mod uscite durante questo mese. La preview di Rustici del Piave by agropiave.pix, il caro Tommaso che saluto e ringrazio, mi ha dato in anteprima appunto questo casolare bellissimo che chi ha capito, spero, lo ritroverà presto in un prossimo video, chissà dove, vabbè, spero, perché appunto alcuni non hanno ben capito, gli sembrava una mappa, in realtà no, è la presentazione di preview, presentazione di un casolare, e basta, la mappa era, non vi dico quale, dovreste conoscerla a quest'ora. Poi vabbè, il video degli auguri di Buon Natale, nonché quello di fine anno, quello è anche riassuntivo, oltre che gli auguri, ripeto, si è parlato anche delle sorti del canale, un sondaggio pure, e l'ho linkato, è in tutte le descrizioni oramai, oppure lo trovate in uno degli ultimi post della community. Se rispondete ci perdete veramente due minuti, neanche, e ci guadagniamo tutti, perché potete dire la vostra su orari, quantità di video, contenuti, esprimere i vostri, dare una pagella insomma al nonno Nixo. Ecco, vi ringrazio chi è passato a farlo, più di 100, e ringrazio chi, mi auguro, pian pianino vada avanti e prosegua insomma, proseguendo appunto e dandomi tante risposte che ovviamente mi interessano per capire insomma in che direzione stiamo andando. Questo per quanto riguarda i video. Arriviamo al mod hub, che è un mese che non vi nomino, non vi cito le mod uscite, sono tante, abbiamo circa 15 pagine, ma faremo presto di mod hub da spulciare. Inizierei subito con l'LB6065 di Caleruega Modding Design, l'amico spagnolo, come al solito nomino, che ha portato bei rimorchi, porta sempre belle mod, io vi consiglio di seguirlo in tutti i suoi sviluppi. HR Forstund Farzoibau, vari update di Ponce, Fliegel, l'Overpack eccetera, nonché di altri elementi per la parte forestale, di fatto portano tante cose per il forestale, e anche il modulo da attaccare dietro al Ponce del vericello, quindi anche quello, visto che adesso funziona, direi che è il caso di tenerlo sotto occhio.
quindi che è una cosa, come dire, importante. Alcune mappe, Somewhere in Thuringia 3, non male. Poi da Bayer Agrar Fan Favorite 800-900 pack. Vedo anche, vabbè, le taniche, ma sono uscite anche l'anno scorso, quindi non è proprio una gran novità. Poi ovviamente non sono solo queste le mod, dovreste guardare anche voi. Io vi cito le più importanti, quelle che saltano all'occhio, insomma, e anche quelle che non saltano all'occhio, perché alcune secondo me le siete perse. Ma vabbè, tanti posizionabili come al solito, quelli sono tutti carini, interessanti, ovviamente vanno anche a gusti, non si può decidere così su due piedi. Force Fit HSL semi trailer, potete attaccare botte, rimorchio più un dolly, molto interessante. Class Roland 66, una vecchia class imballatrice che può far comodo in molte farm. Nonché è uscito il Volvo T425 Krabat, è a pagamento, e anche la BM Volvo LM845, che è quello un piccolo bundle a pagamento. E, cioè, in realtà, scusate, è lo stesso, solo che lo mostrano con le due immagini differenti. Vi ricordo, semmai, sempre Nico87, tutto maiuscolo, tutto attaccato, per comprarli dal sito ufficiale Giants, ovviamente. Pottinger Top 611 di Agrar Design Austria, un'altra svagonata di MAN, vari update anche e novità da HR Forsten Farzoibau, anche il TGS Special con la cabina tipo Class Xerion, JHHG Modding con delle trebbie John Deere, ma avevo visto anche Seed prima con qualcosa. Poi cose che potreste esservi po' così persi un attimo, beh, Metal Tech DBL Pack dei rimorchietti da MAT 26 e il Valtra Front Loader Package by Agrar. Se non erro, ci sono altri Valtra in giro che possono essere interessanti, dei vari pack. Eccolo qua, Valtra Package da Paul e Zocker Bro. E in più, aggiornamento della Dynamic Dirt della Rea, o è una novità, no, forse un aggiornamento che dopo un po' di giorni non si vede più la striscetta update, eccetera. E tipo questo, il Firewood Processor che ho utilizzato una serie in Trentino, ovviamente è un update e non è segnato, ma sono sicuro. Ha messo un monofila SIP SK80 per il mais, molto carino, molto interessante, per lavorazioni proprio minime. Un Tiger Cat, anche se qua lo vedo come Lizard, LH422D. Poi siamo già a metà pagine, le abbiamo viste quasi tutte, e qua non vedo, sì, vabbè, il Butler Mayer di Vertex Design, ma certi autori sapete che dovete scaricare occhi chiusi. Deutz DX140 di Mario, che è carino. Bayern Agrar ha portato anche un Fan Vario Package. Land Plant Sapling di GTX, il pacchetto per piantare a mano gli alberelli, utilizzato in Farming 17. 19. L'RN Pack sempre di Calle Ruega, bei rimorchietti molto interessanti, uno per le balle, uno rallato, uno timonato, un asse. Scoprite cosa ha portato, perché porta belle belle cose. E poi vabbè, Christmas Pack oramai non serve più. Oberleitner, interessantissima, l'ho utilizzata, è una farm praticamente, un edificio enorme, utilizzata sulla Cornau, se non erro è la stessa che intendo io. Sì, è la stessa, è veramente veramente bella, ve la straconsiglio, Oberleitner, cercatela. Poi varie mod di cui non so il motivo che esistano, camion di pompieri, vabbè. Cabin Panels, non vi dico altro, l'ho mostrata agli abbonati, è una mod interessantissima, però ve la cito. Class Dominator 105, chissà dove finirà, appena potrò trebbiare chissà dove, ragazzi, è la mod giusta. L'aggiornamento del Fiat 70C Fiatalis AD7C di Farmer Boy, del caro amico, che ha aggiunto, ha fissato delle cose, insomma, quindi ve la consiglio come novità da aggiornare. La mappa Colonia in tanti la conosceranno, quindi ve la straconsiglio anche quella. Un altro Fiatalis AD9, stavolta però di Peppe 978. Consiglio anche la Selendra Map, che l'ho mostrata in anteprima agli abbonati. E poi Vertex Design, il Düsseldorf di FZ3, che è una pinza per prendere i tronchi. Sapete che ho un debole per Vertex Design e BM Modding.
Fichtal, un'altra mappa molto carina, molto interessante, anch'essa mostrata in anteprima agli abbonati, e la Paus TSL 8.7 di Creative Mesh. Mi sembrava VM o Vertex, in realtà è Creative Mesh, ma più o meno sono sempre loro che girano. Molto molto carina, molto interessante come pala, ve la ricorderete sulla mia prima Op Bergman. E concludo in bellezza con due mega pack, uno appunto è il Binar Pack SMI Modding, lo trovate su Modab, ma anche sul loro Gumroad, potete sostenerli. E come vi ho spiegato, sulla mappa Italia aggiornata funziona tutto, all'estremo opposto per console tutto funziona su mappe originali, manca un solo elemento, però voglio dire il 98% del pack funziona, quindi diciamo che ragazzi avete lì altro che regalo di Natale. E in più di Paolo 5090R e Eta la Marcolis, che ha collaborato comunque anche col Binar Pack, un altro pack per Vigneto che è spettacolare anche quello, quindi cari miei ragazzi con quei due pack lì ne avanzate, quindi consigliatissimi. Finito il discorso mod, vorrei passare un attimo al saluto e al commento degli abbonati sotto l'ultimo video della mappa Italia. Fabiaccio, che faccia un icono, vedo l'ora di vederlo, il pack SMI, infatti se ne stava giusto parlando. Volevo chiederti se lo sai o se lo sa qualcuno, ma giocando con la Precision Farming, Vigneto, Uliveti vanno trattati come campi tradizionali, bisogna campionare il terreno per capire la quantità di fertilizzante e calcio da dare. Massimo De Grazia per fortuna ha risposto e lo ringrazio, io sono veramente indietro con i commenti, ma in questi giorni guarderò di recuperare. Vi ho detto che in 4-5 anni ho avuto 40.000 commenti, ho risposto a tutti, mi perdonerete insomma se sono indietro un attimo di qualche settimana. Blue Jeans che fa buona domenica, Nico fa il bravo, certo, sempre Pietro. Ciao Nico, finalmente arrivano gli schei delle patate, investimento che ci sta tutto perché ho comprato la seminatrice. Per quanto riguarda il Fiat, spero per Fabio, difatti sta ultimando il suo, speriamo arrivi. E ho ascoltato le sue parole in live, per me è una grande edit, come hai sottolineato tu. E poi vabbè, si parlava di Test Giants. Francesco Lego, un saluto e lo ringrazio, uno degli ultimi abbonati, fa ciao Nico, basta patate adesso, piange e se la ride con l'emoticon. Sì, basta, adesso devo passare ad altro, quindi intanto oggi abbiamo finito la semina, domenica prossima vedremo cosa fare. Lascio un saluto a tutti quelli che hanno scritto, fra iscritti pubblici e commentatori di successo, Mickey Fiat e basta, gli altri devono un attimo, come dire, o iscriversi perché non lo vedo, o mandare tanti commenti, si spera ovviamente interessanti, a cui insomma poi ambiranno la medaglietta commentatore di successo, che non la do io, la dà ovviamente YouTube. E basta, detto questo, perché mancava da dire in tutto questo video, spero insomma che sia apprezzato il ritorno del Nico col nuovo anno della mappa Italia che è stata aggiornata, probabilmente vi porterò novità sull'aggiornamento e vi ricordo il sondaggio così anche voi potete dire la vostra. Spero la programmazione vada come ho intenzione che possa andare, e c'è magari un attimo, vi ho detto, la limitazione nel ridurre un episodio della serie in Trentin, ma per buoni motivi, giusti motivi, su altri video tipo i vlog, le live eccetera, quindi spero tanto di riuscire a, come dire, a mantenere quello che mi sono messo in testa e che parzialmente appunto vi ho promesso. Quindi l'episodio di oggi termina qui, penso un attimo cosa fare e poi ci vedremo ovviamente presto, ma con la mappa Italia domenica prossima. Basta, ovviamente fai bravi e ci vediamo presto. Ciao a tutti ragazzi.